Ciao a tutti e benvenuti a una nuova sfida su strada. Anche oggi avremo due concorrenti che si contenderanno il nostro premio. Andiamo a vedere subito chi sono i nostri concorrenti e ora li andiamo a scoprire. E quindi i nostri due concorrenti sono la nostra autogru della Bruder e il nostro camion dei pompieri. E quindi andiamo subito alla prima sfida di oggi e scopriamoli insieme. E dunque, il nostro primo concorrente di oggi, la nostra prima analisi sarà sulla nostra autogru della Bruder e andiamo a vedere le sue funzionalità. Infatti la nostra prima sfida è semplicemente scoprire tutte le funzionalità e vedere chi ha le migliori e chi ha le più funzionali. Possiamo subito partire dal fatto che l'autogru Bruder si solleva con questa rotella che vediamo, poi si può allungare il nostro gancio e d'altra parte si può allungare anche il braccio della gru che si allunga. Bisogna un po' stare attenti magari al fatto che bisogna allungare abbastanza il filo per dargli più corda, letteralmente. E questa cosa è abbastanza bella, tra l'altro si gira di 360 gradi completamente. Non è molto liscio il movimento, però è abbastanza buono. Qui c'è un piccolo spazio che si apre, non so esattamente che tipo di funzione potrebbe avere, ma la cosa che spesso dimentichiamo è che si può aprire e possiamo vedere il suo motore. In sostanza ha molte caratteristiche interessanti, oltre il fatto che ha appunto anche le ruote che sono gommate, quindi anche all'esterno dovrebbe essere abbastanza funzionale. E quindi queste in generale sono le sue caratteristiche principali. E allora andiamo a scoprire come va il suo concorrente. E quindi scopriamo il nostro secondo concorrente. Eccolo qua, il nostro camion dei pompieri, che anche lui ha delle feature interessanti. Quindi qui vediamo le sue gomme, le sue ruote di gomma, che anche questo lo rendono molto funzionale. Mi piace molto questa cosa. Poi chiaramente si solleva la sua scala. Questo è un po' meno completo, diciamo, perché appunto la sua scala va allungata a mano, non ha un altro sistema per allungare questa scala. Qui sopra ha anche un piccolo, diciamo, posto, come appunto le vere scale dei pompieri. Poi da questa parte vediamo che si aprono gli sportelli. In realtà si aprono entrambi, quindi questa cosa è molto interessante, cosa che nel Bruder appunto non succedeva. E da qua invece abbiamo una cosa che è straordinaria, anche se non dovrebbe esserlo. Per questo abbiamo bisogno di un po' d'acqua e la versiamo dentro questo piccolo serbatoio. Piano. Speriamo che sia abbastanza. Chiudiamo il serbatoio perché qui questo piccolo tubicino si collega a questa entrata e ha un sistema simile a una pompa. Qui possiamo allungare la nostra e quindi possiamo vedere che appunto qua si srotola. Prendiamo in mano, non è particolarmente comodo la verità, infatti dobbiamo un po' tirare. In realtà è molto più semplice fare all'antica, quindi lo possiamo staccare semplicemente e lo possiamo srotolare completamente, proprio perché difficilmente l'acqua riesce a passare, il tubo è molto 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 lungo. Questa cosa è particolare perché comunque il gioco è molto bello, però adesso scopriamo un pochino, perché se ci mettiamo a guardare da questa parte c'è un sistema proprio di una pompa vera e propria da cui dobbiamo appunto caricare l'acqua, che poi spara. È interessante perché pensavo che sparasse molto meno, invece è incredibile, questa cosa è splendida. È molto divertente, la verità. Noi abbiamo usato poca acqua, però come vedete abbiamo fatto un po' di problemi. È fantastico. Vorrei aggiungere una piccola cosa, che si abbassano questi piedini che mantengono, diciamo, più fermo il camion e non lo fanno muovere
più del solito, anche se non sono particolarmente funzionali. Ma è giunto il momento di andare a vedere i nostri risultati finali per la nostra prima sfida di oggi. E dunque eccoci ai risultati della nostra prima sfida di oggi. Le funzionalità che abbiamo visto sono abbastanza simili, quindi hanno entrambi la scala o comunque un braccio che si allunga. Una cosa che vorrei aggiungere è che appunto ci sono le sirene funzionanti in questo, nel camion dei pompieri, mentre nel nostro Bruder purtroppo sono soltanto fasulle, non c'è niente dentro. Che dire? Secondo me la prima sfida se la aggiudica il nostro camion dei pompieri, perché ha delle funzionalità molto più intriganti, molto più interessanti. Quindi 1-0 per il nostro camion dei pompieri. Eccoci qui, abbiamo preparato la nostra seconda sfida e la nostra seconda sfida sarà basata sull'altezza che ognuno dei nostri concorrenti può raggiungere. Come vediamo da questa parte ci sono due persone molto piccole da salvare e quindi vediamo chi arriva più in alto e come funziona il loro metodo di allungamento. Adesso lo scopriamo subito insieme. E quindi ecco qui che arriva subito il nostro primo concorrente, la nostra gru della Bruder, la nostra autogru, e da qui possiamo subito iniziare ad allungare il nostro gancio, proprio perché se non allunghiamo il gancio difficilmente si potrà allungare la nostra gru. Poi iniziamo a sollevare, come vedete particolarmente alta, e poi possiamo allungare infatti il braccio, che non sembra avere particolari problemi ad allungarsi e ad arrivare all'altezza giusta. Probabilmente si può allungare leggermente di più, proviamo. No, e questo è il suo limite, però appunto si può avvicinare di lato perché poi può girare di alcuni gradi, di 45 gradi circa. Dobbiamo allungare un pochino, accorciare un pochino il nostro gancio e riesce a arrivare perfettamente. Come salvare è un altro discorso, appunto, perché dobbiamo in qualche modo tenerli, incastrarli. Loro hanno delle mani abbastanza comode probabilmente, e dunque lo abbiamo agganciato per un braccio. Sono abbastanza comodi questi omini, diciamo così, e poi possiamo iniziare appunto a girare. Giriamo completamente, iniziamo a abbassare il nostro braccio, magari non gli sarà molto comodo al nostro omino della Lego, però in ogni caso possiamo abbassare ancora e si arriva direttamente a terra. E quindi il salvataggio è andato a buon fine, in questo caso la nostra autogru se l'è cavata alla perfezione, fortunatamente direi. Dunque, mentre riarrangiamo i nostri cavi, vorrei aggiungere un altro paio di cose. È molto bello, è molto comodo, è molto semplice da usare, è molto meccanico, quindi mi piace molto. Andiamo a scoprire il suo sfidante come se la cava. Ecco che arriva il nostro secondo sfidante, fresco della vittoria della sua prima sfida, e iniziamo subito ad allungare la sua scala, che sembra abbastanza lunga, me l'aspettavo un po' meno. Come abbiamo visto nella prima sfida non ha una meccanicità in questo movimento, però appunto si può avvicinare ancora e girare anche lui di 360 gradi. È addirittura troppo alta, quindi dobbiamo abbassarla leggermente, e non è molto semplice da regolare. Lo avviciniamo un pochino e il nostro omino della Lego può entrare in questo cestino e stare relativamente comodo nella sua semplicità. Possiamo rigirare da questa parte e poi abbassiamo la nostra scala, mettiamo dritto il cestino magari in modo che appunto non cada il nostro omino. Teniamo il cestino, non è molto stabile il cestino, quindi è un po' particolare come questione, però in realtà più in basso di così non possiamo andare, in sostanza. Quindi il salvataggio è andato a buon fine solo quando si tocca a terra e l'omino della Lego può scendere liberamente.
Quindi anche il secondo salvataggio è andato a buon fine. Una cosa molto interessante. Direi che è arrivato il momento di andare a vedere i risultati della nostra seconda sfida di oggi. E quindi eccoci pronti per tirare fuori i nostri risultati della nostra seconda sfida di oggi. Riguardo l'altezza, il nostro Bruder è molto più alto, è molto più comodo da utilizzare con i suoi due meccanismi, appunto, mentre il nostro camion dei pompieri è più comodo perché ha questo cestino che in realtà è abbastanza pratico, ma non regge bene il peso. Quindi, secondo la mia opinione, il nostro camion della Bruder vince la nostra seconda sfida di oggi e ci troviamo sull'1-1. Andiamo a vedere la terza sfida. E dunque siamo sull'1-1. Per la terza sfida ho deciso che andremo a vedere che cosa possono sollevare, quindi la loro, diciamo, la loro utilità in casi anche abbastanza estremi. Infatti, come vedete qui abbiamo una piccola palla, che è morbida però è comunque rotonda, quindi è molto difficile da sollevare, e una macchina che è un po' più grande e ha delle caratteristiche, diciamo, diverse. Quindi andiamo a scoprire subito come il nostro primo concorrente di oggi si comporterà in questa sfida. E dunque, eccoci qui. Iniziamo subito, come al solito, dal sollevare, cioè dall'abbassare, volevo dire, il nostro gancio. Allunghiamo il nostro braccio e andiamo a prendere prima di tutto la macchinina. Ok, adesso abbassiamo ancora il gancio e siamo quasi arrivati. Adesso prendiamo la macchina e possiamo risollevare il nostro gancio, che sia un po' sganciato magari. Non ha nessunissimo problema, infatti possiamo addirittura sollevare da qui e la macchina rimane appesa. Direi che il risultato parla da solo, ma andiamo a vedere come appunto se la cava con oggetti un pochino più complicati, quindi come per esempio la nostra palla, che per lui è il problema fondamentale, proprio perché avendo solo un gancio non c'è la possibilità di rendersi utile in questo caso, perché come la vogliamo mettere senza un oggetto aggiuntivo? Il gancio non funziona. Direi subito, sono molto curioso di capire come utilizzeremo il nostro camion dei pompieri e scoprire chi vincerà la nostra terza e ultima sfida di oggi. E dunque, ecco qui il nostro secondo sfidante. Possiamo subito iniziare dal metterlo di lato, è molto più comodo da utilizzare di lato. Abbassiamo i suoi piedini, sia da questa che da questa parte. Da questa erano anche abbassati. E possiamo subito leggermente sollevare, perché ha un piccolo blocco, ruotarlo, e la cosa interessante che secondo me va sottolineata è che appunto si abbassa anche più della nostra gru, quindi da qui possiamo aprire il nostro cestino, un po' più difficile è allungare il nostro braccio, e subito vediamo che la macchina sì, ci può stare, però non credo che sarà possibile sollevarlo, infatti subito cade, proprio perché come abbiamo visto questo cestino non è molto funzionale in generale. Mentre invece con la nostra pallina rossa è molto più semplice, diciamo, perché lo possiamo sollevare anche quanto vogliamo e manovrare, diciamo, insieme al cestino che ha questi suoi problemi di instabilità. E quindi il risultato è che, poi la palla rotola via ovviamente, il risultato è che andiamo a vedere il risultato finale, non diciamo niente ancora. E quindi chi vince la nostra sfida di oggi? Chi vince la terza sfida? Secondo me nessuno, perché entrambi si comportano bene nel loro habitat, nella loro specialità, ma si comportano malissimo nella specialità l'uno dell'altro. Quindi direi che l'ultima sfida finisce in parità e la nostra sfida di oggi finisce in parità, sull'1-1. Quindi non c'è un vero vincitore,
vince lo sport. E dunque, grazie a tutti per aver guardato questa sfida. Vi aspettiamo in una prossima sfida su strada. Ricordatevi di mettere mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto. Ciao!